Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tessa? Distretto di West End. Ehi, avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fosse... Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto... Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Dici davvero? Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Ah, che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Io lo farò presente. Attenzione, i cittadini devono sempre portare con sé un tipo di identità. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare di nuovo. Andiamo. Giù, a terra. Ok, diavolo. Ho detto a terra. Non ho fatto niente. Mani sulla testa. Fallo. Scansionali. Pare che ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Dov'è Mark? Lo sai, ho preso mentre usava delle schederazioni false. Visto. Cosa gli hanno fatto? Tu che dici? La squadra è stato a sangue, l'hanno portato. Ho recuperato dei nuovi documenti. Non avremo problemi. Basta restare calmi. Bene, la seguite pure. Giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Joel, forza, usciamo da qui. Joel, andiamo, dai. Attenzione, Antisaluti alla strada facile. Ricucciti, ok?
Chiuderanno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro? Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene, cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forze. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Attenzione là fuori. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Che luci sia. Prendiamo l'attrezzatura. I nostri zaini sono rimasti qui. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Bene, Texas. Sollevami. Sei pronto? Sì, signora. Dai! Attenzione. Come sempre. È una domanda trabocchetto? Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. Dov'è la scala? Deve essere qui in zona. Ehi, guarda laggiù! Trovata! Portala qui! Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. Giù, di qua. Robert avrà ancora le nostre armi. Sarà meglio per lui che le abbia.
Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. Fermo. Spore. Ma dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa' attenzione. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Dovremmo passare da qui. Non merda! Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi. Attenzione. Da questa parte. Piano. Cristo! Occhio, occhio! Aiuto! Ho la maschera rotta! Non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Andiamo. Ce ne sono altri. Speriamo. Torniamo in città. Aria fresca. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Odio la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Di qua. Copri l'entrata. Ci penso io. Merda. L'asse è caduta. Sì, gentile, fai tu. La prendo io. Qui, passamela. Ah.
È pesante. Credo di potercela fare. Ok. Ecco fatto. Sali, culo pesante, muoviti. Sei autoritaria. Ci avviciniamo. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo. Chiudila. Prendi le munizioni, ci serviranno. Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo. Forza. Ehi, ehi, Tess. Ehi, bellezza, come va oggi? Ho sentito. Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non... la carta. Ora, capito. Ok. Va bene. Non c'è bisogno di incazzarsi. Spiacente, questi cani sono stati tutti prenotati in meno di un'ora. Prova tra una settimana. Sbrigati, moriamo di fame. Tranquilli, la roba arriva subito. Se non avete le scaderazioni, non fatemi perdere tempo. Bene. Non mi interessa barattare coi proiettili. Se tocchi, compri. Tess, quanto tempo? Non ci vieni più a trovare? Sì, e chi è questo? Fatti il culo. Sarebbe un pugno, ma... Neanche il bastardo. Sarà meglio parare. Fagliela vedere. Prendilo calci nel culo. Dai, spaccagli il culo. Torna a sedere. No, amico, dagli un pugno in faccia. Non farti fregare. Spaccalo, dai. Alzati. Tirati su. Chi è? Cose vecchie, lasciamo perdere. Che vuoi? Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora.
Ci siamo. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene, ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Al riparo! Sei pronto? Sì. Mi ammazzo, porca troia! Ti copro. Trova il punto migliore. Pagherai per questo! Ben fatto, Texas. Anche tu. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Robert è bravissimo a scrivere assegni in bianco. Mettiamo fine a tutto questo. Ehi, dammi una finta. Dammi la mano. Ecco fatto. Ok. Di qua, Joel. Altri della banda di Robert. Merda. Come sai che stanno arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno. Ma gira il... prendetelo! Tutto ok? Grazie. Guardiamo in giro. Abbiamo raggruppato i rifornimenti nel deposito a sud. Le scorte sono sotto chiave. Bene, un ultimo giro usciamo. Tra poco ci sarà il coprifuoco. E Robert? Con chi si rintanerà stanotte?
È troppo paranoico per restare solo. Ci faremo venire in mente qualcosa per gli altri. Ok. Porca merda! Figlio di puttana! Avremmo dovuto portare più gente. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Forza, il molo è di qua. Andiamo. Il nostro uomo. Borioso figlio di puttana. Facciamola finita.